Cercherò di essere abbastanza sintetico, ma mi sta molto a cuore innanzitutto ringraziarvi per l'invito e ho aderito ad un'idea della professoressa Nina Veramidio che è nata da parecchio tempo su questo. E lei mi chiese chi conosce, che ha vissuto queste realtà. E io dissi, guarda, oltre me stesso, conosco delle figure di eccellenza e mi permisi di segnalare il professor Edoardo Cosenza, che parlerà dopo di me, che oltre a essere stato il preside della nostra facoltà di architettura, attualmente di ingegneria, attualmente il nostro presidente dell'Ordine degli Ingegneri, è uno dei maggiori esperti in materia, oltre ad essere componente come me, il Consiglio Superiore, eccetera. Quindi noi che abbiamo vissuto quel periodo, ecco, dice, ma cosa ti ha colpito? Ecco, il cambio, la svolta istituzionale che quel periodo ha potuto rappresentare. Io sono stato fortunato perché mi laureai nel 76 e immediatamente vinsi l'iscrizione alla scuola di specializzazione in restauro dei monumenti e, data la mia formazione, che veniva proprio da un campo strutturale, mi assegnarono a Udine, ai corsi che si facevano in quel periodo col CNR e l'università. E quindi io la prima cosa che ebbi come iscritto, e quindi ebbi anche il premio di poter essere iscritto all'ICOMOS da quella data, ebbi la fortuna di andare e venire da Udine e riuscire ad avere un contatto proprio operativo sul campo, a constatare queste cose. Di lì poi, collaborando col grande provveditore alle opere pubbliche Paolo Martuscelli, che sicuramente il sindaco ricorderà, che è stata una figura centrale della ricostruzione post-terremoto. Viviamo tra l'altro in un periodo particolarissimo, perché tenete conto che in quegli anni, alla fine degli anni 70, si era appena formato il Ministero dei Beni Culturali, era in corso quindi di formazione la vera attività statutaria delle soprintendenze, i poteri operativi li aveva ancora il Ministero dei Lavori Pubblici con i provveditori alle opere pubbliche. Quindi noi che già eravamo indirizzati verso un campo già più specialistico, quello del patrimonio culturale, avevamo notevoli difficoltà operative e fui incaricato in una task force che si creò immediatamente con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che era presieduto in quel periodo da un napoletano, dall'ingegnere Silvio Terracciano, che affiancò immediatamente Paolo Martuscelli, che era un consigliere dell'Ordine tra l'altro, quindi una forte presenza professionale della squadra degli ingegneri operativi, tecnici. Terracciano era un grande esperto di idraulica, e sul trovare le figure che potevano immediatamente scendere in campo. E ebbi l'incarico, per me da tremare vene ai polsi, di andare a fare il coordinatore perché il Ministero dei Lavori Pubblici stabilì delle figure che affiancavano una figura del Ministero con una figura della professione in campo H24 per verificare le condizioni degli edifici. Voi ricordate che a Napoli quella notte crollò un edificio nella circoscrizione della municipalità di Poggio Reale, e che mi fu assegnata, e con un terrore, io tratterò in una parte di questo mio rapido intervento l'importanza del fattore psicologico, che fu regolato soltanto con una norma recente, tutto sommato del 2006. E quindi la cosa più complessa per chi era sul campo era tranquillizzare le persone, cercare di dare quel minimo di serenità alle persone assolutamente terrorizzate sul rimanere nelle proprie case. E quando si cercava di spiegare che non c'erano le condizioni perché molti credevano che, avendo la famosa scheda A, quindi potendo uscire dall'edificio, gli sarebbe stata data un'assegnazione migliore. Quindi, o altri chiedevano la demolizione, per esempio, delle famose ciminiere di Miano, dove poi fui anche lì coordinatore della sicurezza per il Ministero. E quindi il fattore di certezza psicologica, la capacità di negare per loro tranquillità di rimanere nelle loro case, eccetera, è un'operazione molto complessa, al punto che alla fine poi personalmente circolavo accompagnato dalla polizia, perché dire sempre no
a quelli che volevano a tutti i costi avere, essere sloggiati, rappresentava poi delle cose. Poi conoscete, i napoletani sono particolarmente calorosi e complessi nelle loro espressioni. Quindi, e poi una serie di altri eventi. Poi tenete conto, in quello stesso periodo capita questo nell'80, già nell'82 gli scienziati cominciano a verificare dei movimenti in area flegrea, nell'83 abbiamo il bradisismo. Praticamente non si finisce di collocare una situazione di complessità, ovviamente vengo chiamato anche lì dalla struttura che era coordinata dal provveditore D'Amore per il coordinamento degli ingegneri capo di Monteruscello, che era la zona scelta dall'Italstat per creare questa nuova città, e quindi vivere un'altra esperienza di emergenza e di complessità. Sono qui come rappresentante, come presidente emerito anche dell'ICOMOS, e come sapete, e brevemente, l'International Council on Monuments and Sites è l'organizzazione mondiale che si occupa della conservazione del patrimonio mondiale in stretto affiancamento all'UNESCO, cioè l'organismo, come questa sintesi di elementi cerca di spiegare. Sapete che l'UNESCO, il simbolo a fianco è quello del Centro del Patrimonio Mondiale, ci vorrebbe anche quello sull'immateriale, ha come elementi di consulenza l'ICROM, l'ICOMOS e l'UCN. L'ICROM, che ha sede a Roma, che è l'istituto di formazione che ha l'UNESCO nella Convenzione del 72, l'ICOMOS è il soggetto di consulenza sul restauro, l'archeologia, i beni materiali e i beni immateriali, l'UCN lo è per i beni naturalistici. Queste organizzazioni sono quelle dalle quali dipende il famoso scudo blu, che è l'unica organizzazione internazionale per le emergenze naturali e nel settore del patrimonio culturale, indiretta, creata col patrocinio dell'UNESCO, e ne fanno parte ovviamente l'ICOMOS, che ne fa da soggetto coordinatore, l'ICOM e l'IFLA. Quindi l'ho messo per l'esperienza diretta che c'è sulle emergenze che riguardano i fattori del mondo. Questi sono le 28 i comitati scientifici mondiali che riguardano appunto il lavoro dell'ICOMOS, tra cui quasi la metà si occupano di emergenze, di LICORP, della preparazione a rischio, degli interventi nei centri storici e nei paesaggi culturali. E questo è il mondo che sostiene la parte culturale dell'UNESCO nel settore della salvaguardia, della tutela del patrimonio culturale. Non potevo non sottolineare come il vostro Presidente, il Consiglio nazionale, abbia sottoscritto con noi a maggio del 2017 questo importante protocollo di lavoro, con il quale, con Walter Baricchi, abbiamo lavorato da settembre del 2017 a ottobre del 2018 su un importante piano con una serie di visite che dovevano essere fatte. Questo è il piano che abbiamo varato col vostro Consiglio nazionale, che prevedeva tre moduli, prevede poi il Consiglio è stato meno assiduo sia negli appuntamenti che nel portare avanti a livello nazionale questa iniziativa, che comunque è lì tutta documentata. Abbiamo creato questi tre moduli che riguardano l'argomento di stasera, cioè uno riguarda i concetti di rischio e prevenzione per i beni culturali, articolato, come potrete leggere, nelle varie parti, spiegare innanzitutto come funziona la protezione civile oggi, quindi quali sono gli elementi di riferimento nazionali, qual è il rapporto con le periferie, con la parte operativa, e quella che è la grande figlio del terremoto dell'80 è il volontariato, cioè questa straordinaria forza che nei casi di protezione civile è la vera forza, cioè l'educazione dal basso, quella che viene attraverso il volontariato, che all'epoca non esisteva se non quello della Croce Rossa e quello delle grandi organizzazioni, e che oggi invece è il tessuto che supporta le condizioni di emergenza. I rischi naturali, spiegati in genere il modello e le tipologie di rischio, come si agisce nei casi di rischi naturali, come si agisce nei casi di rischi antropici, faccio l'esempio ovviamente delle guerre nelle quali ci sono i conflitti armati, ci sono regole diverse, di cui per esempio l'ICOMOS è titolare attraverso il Blue Shield e attraverso i caschi blu della cultura, di cui l'Italia è il rappresentante.
e poi il modulo finale che era sulla preparazione proprio al rischio con la fase delle operazioni, l'analisi e soprattutto la preparazione dei progetti, cioè i progetti di monitoraggio sull'attuazione dei piani di emergenza. Cioè i piani di emergenza che sono i piani che tutte le regioni e il soggetto titolato oggi della realizzazione dei piani di emergenza sono le regioni. Quindi i piani di emergenza sono qualcosa che si fa conoscendo la procedura dei piani di emergenza. Io non riesco mai a comprendere perché non vengano nemmeno insegnati nelle università nostre tecniche e perché non vi sia una particolare formazione di specialistica in questo settore, che invece dove noi tecnici, architetti, ingegneri dovremmo avere la responsabilità principale. Viceversa viene lasciata molto alle istituzioni e alle regioni, ripeto, con i piani poi che vengono attuati, con le prove di emergenza. Adesso noi la settimana prossima avremo in Campania alcuni piani di evacuazione, ci sono le prime prove, per il Vesuvio se ne sono fatte 3 o 4, poi il professore le ha coordinate, le ha inventate anche quando è stato assessore, quindi ce le può raccontare meglio. Comunque questo è un mondo che l'Italia, che è fragilissima, deve imparare a condividere e che la nostra esperienza può portare e ha portato nei documenti che poi abbiamo imparato a scrivere. Questa slide fa una comparazione dei tre eventi, il 76 il Friuli, l'80 la Campania, l'83 l'area flegrea. Guardate che i numeri per certi versi sono simili, perché comparativamente naturalmente, i 1000 morti che fa il Friuli li fa su una superficie di 5500 km². Noi facciamo 3.000 morti su 17.000 km² della prima area stretta, poi l'area allargata arriva, come diceva il sindaco, a 26.700 m². Voi vi rendete conto da tecnici, voi sapete bene che cos'è una scala di misura, parlare di 17.000 km², di 26.000 km², si parla più di una regione. Quindi è una estensione del controllo del fenomeno che è assolutamente difficile, e poi vedremo operativamente come fu affrontata nell'immediatezza. Oltre ai morti, quello che poi è lievitato è il numero dei comuni, 37 comuni disastrati contro 45 rasi al suolo di Gemone del Friuli, vi dà una misura di come era diverso l'approccio. Cioè lì sono concentrati, i comuni erano più vicini, le aree, maggiore il numero ma minore la volumetria. In Campania, in Basilicata, la superficie era immensa, riuscire a girare su comuni che si erano conservati tali e quali come erano nella loro storia. Quello che diceva il sindaco, cioè riuscire a spiegare alle persone bene, dovete andare, vi dovete spostare, dovete lasciare le case, era impossibile, perché l'identità di quelle persone con quel luogo era uguale alla vita loro. Quindi era impossibile, inutile dire guarda, stiamo a novembre, a dicembre, tu muori qua perché c'è stato 3 gradi sotto zero, non ci puoi stare. Era inutile, ci è voluto quasi un mese, 20 giorni, con l'abilità di Zamberletti, eccetera, di riuscire a spiegare che bisognava cominciare ad allontanarsi da quelle situazioni. Bradisismo è stata un'operazione completamente diversa, un'operazione più tecnica, perché era visibile, si misurava il fenomeno, addirittura c'erano misure differenti nelle zone e nelle aree flegree, quindi si è potuto affrontare con maggiore tecnicismo, facendosi delle esperienze ormai che era stata fatta in quegli anni, perché lì ogni giorno valeva un mese, cioè il tempo che noi passavamo io ho passato un mese e mezzo, 2 mesi per risanare le questioni per la classificazione di 2 municipalità, ma mi sembravano 2 anni, ero morto dopo, non avevo più la forza nemmeno di tornare a casa, mi pigliavano, mi accompagnavano e mi portavano, ma non si, telefonate di notte, sentono 7 scricchiolini nel condominio tot, e quindi dovevi correre insieme ai vigili del fuoco, ai grandi vigili del fuoco, a vedere
che cosa succedeva. Poi il problema dei materiali. Beh, una stupidità voler omogeneizzare gli interventi nelle zone d'Italia dove le tecniche costruttive e i materiali sono talmente diverse. Quando tu andavi in Friuli e trovavi le murature o a secco o quasi a secco, ma con quelle pietre tonde di fiume messe, non c'hanno niente a che vedere nelle caratteristiche a trazione a compressione che può avere una muratura nelle zone invece, diciamo, a tufo o fatte con pietra squadrata. Cioè, sono reazioni diverse, ma sono modi di intervenire completamente diversi. Sono gli schemi statici e anche costruttivi che sono diversi sugli orizzontamenti, l'uso molto di più del legno, il legno incastrato con i panconcelli, quindi legno su legno. Invece trovavi murature con putrella e tavelloni, con la putrella che è una tragedia. Quindi chi va a fare queste cose deve sapere che non può usare un metro e una misura uguale per tutti gli interventi, perché i materiali comandano le reazioni, la tecnica costruttiva comanda le reazioni. Ecco il traditional knowledge, il saper conservare un modo di costruire. Serve per capire come intervenire, soprattutto per noi che facciamo prevalentemente restauro. E quindi si arriva al famoso testata del mattino fate presto, in una condizione che è quella elencata a fianco, dove decimo grado la scala Mercalli, 6.9 della Richter, non ci sono fabbricati cemento armato in prevalenza nella zona, la prevalenza è muratura, e 37 comuni disastrati significa che fino alla classificazione percentuale disastrato quando hai solo il 20% in piedi, cioè l'80% del comune è crollato. Gravemente danneggiato tra 40 e 80, danneggiati è al di sotto di 40, quindi sta in piedi il più del 60. Quindi questa è la classificazione fatta col censimento delle schede che erano state fatte nella prima analisi, perché a differenza di quello che si crede, noi tecnici abbiamo dato subito un indirizzo, a prescindere da Zamberletti, cioè diciamo questo è successo subito dopo, cioè nei 5, 6, 7 giorni successivi, quelli che portano il nostro grande presidente Pertini nelle 48 ore, dice lui, ebbene a distanza di 48 ore non erano ancora giunti in quei paesi gli aiuti necessari, cioè Pertini uno in 24 ore dopo si mette in macchina, parte, constata e il 26 novembre dichiara quello che tutti sappiamo e diciamo così non si può andare avanti. Siamo un paese disorganizzato, sebbene giuridicamente noi avessimo fatto tutte le leggi negli anni 70 che servivano per costruire una protezione civile, perché ne abbiamo un'ampia cultura in Italia, la protezione civile parte in tutte le parti d'Italia, nel Regno delle Due Sicilie c'era una protezione civile vera e propria, nella zona sabauda c'era proprio un corpo militare, cioè la fragilità dell'Italia è stata sempre così, cioè, si è sempre organizzata in un certo modo, ma non c'era una costruzione moderna, diciamo. Noi ce l'avevamo ma non l'avevamo attuata. Il Presidente è su questo che chiede un chiarimento, ma in verità chiede la testa del governo, e che poi si calmano le acque. L'unico che ci rimette la testa è il prefetto di Avellino, che ovviamente era il più piccolino ma non era il vero colpevole. E invece il cambio istituzionale che noi dobbiamo a questo terremoto, guardando anche io come sindaco gli aspetti positivi di quell'insegnamento, è che noi da una grande figura che era quello dell'ingegnere Pastorelli, che è stato quello che lavorava sulla creazione di una protezione civile però letta all'interno del Ministero degli Interni, appunto da cui dipendono i Vigili del Fuoco. Lui la leggeva in quella direzione lì, invece, infatti non gliel'hanno fatta fare, non si facevano le norme d'attuazione, non si faceva. Quando arriva Zamberletti con la sua cultura politica, indispensabile, io condivido pienamente quello che lei ha detto, e con la sua cultura politica legge i fenomeni in un contesto territoriale fatto da più fattori, non solo dal fattore emergenziale, tecnico, eccetera, ma nella necessità di cercare mediazioni tra le varie situazioni che, ripeto, sono tutte diverse tra di loro. E quindi
poi diventa ministro dei lavori pubblici, quindi porta in casa la sua cultura formativa, fa una convenzione con il Corpo dei Vigili del Fuoco che ancora oggi esiste all'interno del Ministero delle Infrastrutture. In pochi anni lui ha il modo di capitalizzare le esperienze fatte in Friuli e in Campania per portarle sul campo e farle diventare una struttura istituzionale. Gli si deve veramente moltissimo da questo punto di vista. Anche Barberi fu un ottimo coordinatore della protezione civile, con un taglio fortemente legato alla geologia, alla vulcanologia, alla sua cultura. Poi ognuno di noi porta quello che è il suo formato professionale, e il vero manager che ha dato una svolta, per qualcuno eccedendo, è stato Bertolaso. No, Bertolaso arrivò a fare, poi a chiedere addirittura una società per azioni che si chiamasse, vi ricordate, che arrivò fino all'approvazione dello schema di legge, poi successe quello che successe e fu revocata completamente, addirittura poi fu sciolta l'istituzione dal punto di vista di come era stata organizzata e fu portata poi con forte delega dopo Bertolaso alle regioni, con l'attuale grosso modo schema, perché diciamo dopo Bertolaso si è continuato insomma un po' a passare tutto al territorio e un po' di meno, e c'è quella reazione che non ripeto, che ha già detto il sindaco su quello che è successo sul modo di gestire l'Aquila, su modi tanti commissari, un commissario per i beni culturali nel sovrintendente regionale, un commissario per la parte della ricostruzione, un commissario nel sindaco, su questo non si fa così, non si può gestire. Allora non è un'emergenza, non è una ricostruzione. Se c'è un'emergenza, se c'è una ricostruzione, c'è un responsabile che si può avvalere poi di quanti tecnici vuole, ma non possono essercene 5 o 6, perché altrimenti non funziona. E quindi diciamo un'idea di protezione civile che noi abbiamo vissuto è quella iniziale, dove c'erano il Corpo dei Vigili del Fuoco, che è la mente, quello che sa quello che deve fare, sa dove intervenire, c'ha i mezzi, riesce a polso, a capacità, a preparazione. I carabinieri sempre presenti, noi nei beni culturali, perché abbiamo il nucleo dei beni culturali sempre presenti, possiamo girare quanto vogliamo, ma senza il loro approccio iniziale non si riesce a fare niente. Nella esperienza del terremoto del NOS di cui parliamo, quello che cresce è questo elemento centrale, la coscienza di una necessità di dare al territorio un rapporto diretto con i fenomeni, e quindi ripeto, la crescita del volontariato, anche lì ci sono stati grandi problemi perché nascevano tante pseudo cooperative di protezione civile che non lo erano, poi si è dovuto parlare di formazione all'interno delle regioni, però va bene così, perché se non lo facciamo non cresciamo mai. Ancora oggi dobbiamo fare tantissimo, devono essere iscritti in prefettura, poi devono avere il riconoscimento regionale, i soliti casini nostri italiani che riusciamo a burocratizzare qualunque cosa, quindi però il concetto è sano e si deve portare avanti, perché lo Stato non può intervenire con quella velocità che c'è. E poi andiamo verso la qualificazione, la formazione, il risk preparedness, la preparazione al rischio, la cultura del rischio, dal bambino che deve sapere che deve nascondersi a scuola sotto al banco, alla massaia che sa che deve mettere i bambini sotto alla tavola se c'è una scossa, e non è una barzelletta ma è cultura, e fino a gli ingegneri, gli architetti, i tecnici che devono sapere che in condizioni di sisma, in condizioni di rischio, come devono progettare e come devono intervenire. Per fare questo ci si forma. Un grande esempio in questo senso è il Cile, no? Cioè il paese più soggetto a terremoti, eccetera, ha avuto terremoti fuori dalla grazia di Dio, è crollata Santiago alla rasa al suolo, eccetera, eccetera. Oggi è un paese dove si costruisce con l'assicurazione. In Italia noi non abbiamo compagnie di assicurazioni che assicurano il rischio sisma. Perché? Perché noi ingegneri facciamo la schifezza di progetti e gli architetti peggio di noi. E quindi nessuna compagnia di assicurazioni ci assicura nulla. E quindi noi abbiamo un valore immobiliare dell'investimento straniero sempre penalizzato da questo gap. Lo sappiamo tutti, c'è una commissione al Ministero, ci sono. Però se non si raggiunge un livello tale per cui la sicurezza convince anche l'investitore, noi avremo sempre questa idea che in Italia non si progetta tenendo conto della fragilità del territorio.
E nonostante quello di cui parliamo, ecco, questa è fu una frase che Roberto Di Stefano disse all'indomani, che poi fu passata alla Regione Campania un po' come elemento guida di quella che doveva essere il modo di agire, ma noi parliamo sempre nei pochi giorni successivi, cioè nei pochi giorni successivi, non essendoci una norma per intervenire sul patrimonio culturale, facciamo un focus sul patrimonio culturale, si stabilì di affidare all'Università di Napoli, alla Scuola di Specializzazione e Restauro dei Monumenti, la responsabilità di andare a fare un censimento per dare una priorità degli interventi, da fornire naturalmente al Ministero dei Beni Culturali.